Ragazzi, buonasera a tutti. Che serata! Ma che serata è stata stasera? Mamma mia! Allora, innanzitutto volevo complimentare con questa nazionale davvero pazza, grandi italiani, davvero. Io voglio dire che l'Italia, ragazzi, è una bestia umana. Cioè, io dico, non molla mai un cazzo. Cioè, una nazionale così forte e così compatta. Ho scoperto dei... Cioè, ragazzi, io ho visto dei giocatori pazzeschi stasera. Di Lorenzo, che lottava sui fronti, Pessina, che poi è subentrato, Chiesa, che da subentrante tanta roba, e poi Mancini, che ha davvero fatto un gruppo incredibile, Lorenzo Insigne. Ma ragazzi, ma vogliamo parlare di... Allora, andiamo un attimino per gradi, perché allora, il primo tempo, sinceramente, se devo commentarlo, è stato il primo tempo dove la Nazionale comunque ci provava in tutti i modi, con quella stessa grinta di vittoria con cui si è presentata all'Europeo, appunto, ma non è riuscita a sbloccarla. Secondo tempo, invece, poi l'arbitro, partiamo dai presupposti che l'arbitro è anche stato scandaloso, per sottolineare questo aspetto, perché ragazzi, cioè, su tutti i falli avrei contato almeno 5 falli per l'Italia. Poi, per carità, ne potevi dare anche 3, però 3 sicuri c'erano per me. Secondo tempo, ragazzi, provando anche a sbloccare, tra l'altro, l'Austria che segna i gol fuori gioco, perché secondo me c'era fuori gioco, ci stava tutto. L'Italia che poi si nervosisce, la nazionale, comunque i ragazzi si nervosiscono, ma che comunque diciamo che l'azione, l'occasione, il calcio di punizione di Insigne è stato pazzesco, riparato nei tempi supplementari, che comunque riesce a sfondarla con un super gol di Chiesa dopo tanti tanti tentativi. Poi ragazzi, voglio sottolineare il Gallo Belotti, perché oggi c'è da dire che il Gallo Belotti ha lottato su tutti, ogni pallone, veramente lottava e non mollava un pallone. Capiva quando c'era quella situazione di pericolo, in partenza entrava in scivolata con le palle, ai tempi giusti, non gliene fregava niente. Immobile, ecco, apro una parentesi su Immobile, ragazzi. Io non ho visto il miglior Immobile, non me ne vogliate i tifosi italiani, la nazionale, però penso che Immobile abbia sì fatto bene prima mezz'ora di gara, poi però si è un po' andato a perdere, perché non era quel giocatore appunto da sfondarla, nel senso oggi non era stata in giornata per lui. Quanto sta che in seguito davvero ha fatto davvero bene, perché comunque, cioè nel senso ragazzi, Belotti quando è subentrato ha cambiato tutto. Poi appunto i cambi ha fatto svoltare la partita, secondo me, perché ragazzi, quando è entrata Pessina e quando è entrato quando è uscito, no, non è uscito Jorginho, è uscito Verratti, poi che cacchio è uscito, poi è entrato Pessina con Chiesa e ha cambiato tutto praticamente. Quindi voglio dire, è stato un cambio assurdo. Tra l'altro Pessina, che veramente non... Io ero convinto all'inizio, infatti ho detto, perché quando hanno convocato Pessina io sapevo, ragazzi, che Pessina avesse potuto fare davvero bene a questa nazionale. Infatti lo dimostra anche il fatto che davvero si sta impegnando alla grande in nazionale su tutti i fronti. Vi dico, qualche guasto l'ho visto alla nazionale, perché comunque ho notato che ha un attimino perso di lucidità, però ci stava, perché comunque ragazzi, giocando tante partite, poi tu vieni da un sacco di vittorie, è normale che ci hai questi calli. Ma attenzione, perché questi calli possono essere pericolosi. Oggi un'Austria che comunque si è dimostrata molto molto cattiva, devo dire, non è stata facile, perché comunque c'è da dire che l'Austria si è davvero impegnata in questa partita. Però penso che ora non ho capito con chi andrà a giocare a Monaco, se sbaglio, non ho capito quale sarà l'avversario dell'Italia, non vorrei dire una cagata, ragazzi, fatemi sapere qua sotto chi è l'avversario, perché non ho capito bene. Altra regola da cui dire, mi sembra che su stessa fronte ci sarebbe la Francia in semifinale in campo, passaggio del turno dei quarti. Però attenzione ragazzi, perché prima bisogna passare i quarti, è una nazionale che ha un gruppo davvero forte, un gruppo che nessuno non ce l'ha in questo campionato europeo. Ecco, penso che sia una nazionale che possa andare fino in fondo, ma con precauzione, prendendo un passo alla volta. Pensando ai quarti, non si deve pensare subito alla semifinale. La semifinale la lasci e la fai dopo. Adesso pensi prima a fare i quarti, poi se arriva alla semifinale ci pensi dopo.
mai pesanti. Stessa cosa vale per il giocatore. Ah, poi la merda non è storia che commentare, che ha fatto una parata che poi dopo si è preso un gol da mongoloide sul primo palo. Grande merda, veramente, ti deve vergognare di essere. Ragazzi, io la merda non la sopporto. Il porta dell'Italia la merda io non la sopporto. Ditemi quello che volete, io all'Italia come paese, come nazionale, li voglio bene, ma la merda no. Cioè, io la merda la odio, ragazzi, mi spiace, ma il vostro portiere titolare della nazionale mi sta sul culo. Va bene, è l'unico italiano che non sopporto. Tra tutti quanti, tutti i calciatori, c'è quello stronzo di merda che non lo posso sopportare. Non lo posso vedere. È un imbecille. Veramente, mercenario di merda. Ecco. Mi devo sfogare quando parlo di quella merda umana. Vabbè ragazzi, detto questo, domani video sul calciomercato, perché faremo un po' di un video sul calciomercato, cerco un attimino di vedere di cosa parlare, perché non voglio parlare di cose non tanto concrete che non ne so. Voglio analizzare un po' alla volta con la testa, senza andare troppo a esagerare, perché di concreto ragazzi in questo momento non c'è niente, in questo momento si aspetta che si finisca l'europeo, poi il calciomercato lì prenderà un'altra via, un'altra ripartenza, però per adesso non c'è. Secondo me non ci sono neanche trattative in corso, quindi di cosa devo parlare. Vabbè, detto questo ragazzi, iscrivetevi al canale qua sotto, fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto e ditemi la vostra quel che pensate. Ciao a tutti ragazzi.